Eccoci quindi per questa quarta partita di mattinata tra Roma e Malaga. Che partita importante per le due squadre che si stanno comportando meglio in questo Lugano Champions Trophy 2018, con i gelorossi a punteggio pieno 6 punti nelle prime due partite, il Malaga che è ancora a 2 punti, 2 pareggi per 0-0, ma giocato una buona partita pochi minuti fa finita contro il Borussia. Subito il Malaga che parte con il numero 11 Samuel Sanchez fermato. Ritroviamo in campo i giocatori della Roma, per esempio Cioffredi, capocannoniere del torneo con 2 gol nelle due partite. Qui si trascina il pallone sul fondo, rimessa dal fondo per il numero 13 del Malaga, portiere Julen Vila Garcia. Roma-Malaga dunque probabilmente a questo punto le due favorite, le due aspiranti finaliste, anche se in questo momento è il Chelsea la squadra che occupa il secondo posto con 3 punti grazie anche alla vittoria sul Krasnodar della partita precedente. In questo momento in campo, sul campo numero A, lettera A, Chelsea-Lugano, partita chiave anche per la formazione svizzera che ha un solo punto e dunque non può permettersi ulteriori scivoloni contro i Blues. Roma che invece può tranquillamente permettersi di controllare il punteggio, visto che ha già 6 punti e ne ha 4 di vantaggio già sul terzo posto, che di fatto è il limite da non oltrepassare per aspirare alla finale. Guglielmelli fermato, perde questo pallone, riparte il Malaga, una grande palla questa per lo scatto da parte del numero 10 Contreras, lo ferma e lo rimonta la grande Daniel Muñoz Navas. Un po' di nuvole sul campo di Lugano, sul Cornaredo, che rendono più gradevole la mattinata, generalizzata all'interno all'insegna di un sole cocente che invece si è un po' allontanato. Per fortuna c'è anche un gradevole vento che semplifica la vita anche ai giocatori in campo. Riparte la Roma, c'è un po' di spazio, spazio Guglielmelli, pallone troppo lungo per Cioffredi, che peraltro era anche in fuori gioco addirittura. E dunque punizione per il Malaga, che ricomincia con calma. Il suo numero 8, che tanto bene ha fatto contro il Borussia Dortmund, Ayoub Dani Hamdi. Rimpallo favorisce ancora Hamdi, Cioffredi però gli gira intorno, va sul fondo, grande giocata, allontana il Malaga. Questa partita sembra più incerta, più equilibrata rispetto alle due che ha giocato la Roma in mattinata contro Chelsea e Lugano. La Roma che guadagna la rimessa laterale, anzi la guadagna il Malaga, ma la Roma alza notevolmente il proprio baricentro, va a lanciare lungo con numero 8, pallone in avanti, attenzione al colpo di testa dell'ottimo numero 14 romanista Jacopo Mirra, tra i migliori di queste partite iniziali. Qui ancora Sebastiano Cioffredi, batte velocemente, poi c'è il fallo di mano, piuttosto palese, quasi a rischio giallo addirittura commesso da Hamdi. Si perde un po' di tempo con la Roma che rimane lì, prova a piantare le tende come ha fatto nelle partite precedenti nella metà campo avversaria. Guglielmelli, Paolucci, anzi Paolocci, chiedo scusa, Cioffredi. Cioffredi va sul fondo ancora una volta, lo guadagna spesso e volentieri il fondo il numero 4 della Roma, poi ancora Paolocci. Cioffredi non riesce a superare avversari, poi attenzione al numero 10 della Roma, una grande giocata, il pallone in basso, Guglielmelli, è solo il tiro, la parata straordinaria di Vila Garcia, occasione per la Roma, il sinistro poi respinto dalla difesa del Malaga, grande occasione per Issa Guglielmelli al quarto minuto, ci mette i piedi Vila Garcia e salva il Malaga. Dopo una bella azione personale di Andrea Ceccarelli, ancora una volta molto brillante, numero 10 della Roma, che dimostra di non soffrire la responsabilità di un numero così pesante con la maglia della Roma addosso.
Almaviva, giocata strepitosa, Almaviva fino in fondo, Almaviva! Un gol bellissimo per il vantaggio della Roma. Un gol strepitoso da parte del numero 8 con la maglia numero 8 al quinto minuto, gol bellissimo. Roma in vantaggio, Almaviva, gol spettacolare che si candida a uno dei più belli del torneo. Grandi esultanze anche qui sugli spalti, ci sono anche dei tifosi della Roma che hanno davvero festeggiato alla grande questo gol bellissimo del ragazzo che, lo ricordiamo sempre, aveva ricevuto da Francesco Totti la fascia di capitano dopo l'addio al calcio del numero 10 romanista. Intanto subito Malaga che risponde con pericolosità, conclusione, la parata a terra di Guerrieri. Partita bella, partita vivace, con un gol straordinario che lancia ancora la Roma ancora di più verso il punteggio pieno, verso la finale. E la Roma insomma dimostra di avere qualità da vendere in tutte le zone del campo. Ricordiamo anche che siamo in diretta streaming su Goal Italia e anche su Lugano Champions Trophy TV, che servirà e sarà piattaforma nelle settimane, nei mesi successivi, nei mesi prossimi anche di altri tornei giovanili, per dare visibilità, spazio alle categorie più piccole e più basse dove si nascondono i campioni del futuro. E allora starà a voi e a noi cercarli insieme. Ancora il Malaga che adesso cerca di reagire, ma la Roma dietro è davvero difficile da scalfire, non ha praticamente mai subito tiro in porta nelle prime due partite. Prima ci ha provato Alvaro Sanchez, ma un semplice passaggio al portiere giallorosso, che non sarà Alisson naturalmente, ma dimostra davvero autorevolezza e tranquillità, doti necessarie per ogni portiere. Numero 5 la Roma con Gabriele Paolocci, trova ancora un corridoio per l'ottimo Almaviva, che viene fermato dal suo pari numero Amdi, che in questa partita sta un po' soffrendo la verve di Mattia Almaviva. Scambia con Paolocci, ancora Almaviva, è lui che parte, l'ultimo tocco è suo, la rimessa per il Malaga. Guardiamo la palla, gli suggerisce il suo allenatore Rizzo. Sempre bello sentire le indicazioni a bordo campo degli allenatori a bambini di 11-12 anni, che insomma hanno assolutamente bisogno di una guida tranquilla, equilibrata e positiva. C'è una rimessa per la Roma, la effettua Paolocci, arriva Guglielmelli che fa rimbalzare, poi rischia di prendere anche un calcione da Amdi, che si sta un po' innervosendo. Guidi, ancora Guglielmelli, all'indietro verso Jacopo Mirra, Gabriele Paolocci, ancora Almaviva, prova addirittura la destro dal limite, fermato, Malaga in difficoltà, ripetuta adesso. Prova velocemente la formazione spagnola a ripartire, lo fa con un gran cambio di gioco, a cercare il numero 3. Muñoz Navas ed è bravissimo in chiusura Gabriele Paolocci a prendere sicuramente il pallone, forse anche le gambe, punto di domanda. È stato segnato calcio d'angolo comunque, dunque tiro dalla bandierina con l'iniziativa di Muñoz Navas, che aveva sfiorato nel finale contro il Borussia Dortmund il gol della vittoria, da proprio Amdi, è lui che si incarica del calcio d'angolo. Pallone che sorpassa Guerrieri, che nel giro non interviene, questo è un fallo che non viene fischiato ai danni del numero 7 Fernandez Kenai. Kenai Fernandez sta un po' incattivendo la partita, perché insomma alla fine sono due squadre importanti che potrebbero anche ritrovarsi più in là, anche se magari dovesse perdere questa partita vedrebbe allontanarsi il secondo posto. Comunque punizione e calcio di punizione per la Roma. Ecco,
questo punto invece ipoteca non soltanto la qualificazione alla finale ma proprio il primo posto diretto. Se fossero 9 punti in 3 partite sarebbe quasi fatta per la Roma. Cambia il Malaga, torna in campo con la numero 6 Daniel González Fernández. 2 minuti all'intervallo, un Malaga che non ha creato particolari problemi dopo il gol di Almaviva, della Roma anzi, che si allunga con grande dinamismo. Qui c'è però fuori gioco, inutile. Ciuffredi che si è ancora lanciato qui da oltre, però l'ultimo difensore del Malaga. Occhio lunga. 10 minuti e 20 secondi, 1-0 Roma, gol strepitoso di Mattia Almaviva al quinto minuto. E qui rischia ancora il Malaga nel disimpegno, se la cava alla grande Villa Garcia. Poi però la Roma, centrocampo, domina con Almaviva. Altra palla, niente male per l'inserimento di Reale. Bella palla. Non andasse va, non andasse va, ce l'hai le spalle. Ancora Almaviva, strepitosa partita di Almaviva. Dappertutto Guglielmelli porta sempre il contrasto, affonda sempre il contrasto, rischia ancora il Malaga sulla pressione a tutto campo della Roma. Ancora l'intervento di Almaviva, poi Cioffredi, lui che spinge, va sul fondo, ancora Cioffredi, mette in mezzo Malaga che prova a respirare ma riesce a trovare un buon pallone. E poi c'è un fallo portato a casa con un po' di malizia, perché qui il pallone era già lontano di Kenai Fernandez. Il fallo comunque c'è tutto di Jacopo Mirra, c'è punizione per il Malaga e chiude in attacco un primo tempo difficile per gli spagnoli, che devono a questo punto riordinare un po' le idee per cercare di portare almeno qualche pericolo a una Roma che per il momento sta dominando questo torneo con la qualità diffusa dei suoi giocatori. Gran palla qui, attenzione a Muñoz. Navas che ha ancora trovato i tempi giusti per attaccare l'area. Poi il pallone è uscito e c'è la rimessa dal fondo per Guerrieri. Su questa azione con ogni probabilità si conclude il primo tempo. Con la palla tra i piedi di Mattia Almaviva. C'è tempo forse per un'altra azione della Roma. Con il Reale fermato. Punizione Malaga che non viene battuta perché di fatto finisce qui. Primo tempo 1-0 per la Roma, gol bellissimo in Almaviva al quinto minuto, a tra poco per il secondo tempo di Roma-Malaga. La squadra in campo per il secondo tempo di Roma-Malaga che inizia in questo istante con la Roma in vantaggio per 1-0, gol bellissimo di Mattia Almaviva al quinto minuto, gol che fa sì che i giallorossi siano in questo momento a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite, 3 gol fatti, nessuno subito e dunque di diritto da considerare i favoriti a questo punto del torneo per la vittoria finale. Almaviva, ancora lui, Guglielmelli, allontana il Malaga senza però grande precisione, fa fatica la squadra spagnola ad arrivare anche al limite dell'area. Roma che si difende bene, qui attenzione ancora Muñoz Navas che è sempre in difficoltà, attacca sempre con i più giusti, palla splendida intanto per lo scatto di Reale in mezzo sul secondo palo, l'occasione per Guglielmelli che calcia alto, la grande occasione per la Roma, pallone stupendo di Jacopo Mirra per Filippo Reale che mette bene sul secondo palo, un pallone perfetto, Guglielmelli non era facilissimo sentire lo specchio in corsa al volo, palla alta, occasione per il 2-0 Roma che come sempre ha degli inizi secondo tempo micidiali. E così il Malaga deve fare attenzione a anche non peggiorare la propria situazione. Ricordo anche che in caso di arrivo a pari punti si decide sulla differenza reti. In questo momento le uniche vittorie che sono arrivate per 1-0, quindi differenza reti minima. Però insomma attenzione anche a eventuali arrivi in volata. Lo scopriremo nel pomeriggio quando le partite diventeranno di meno per capire come andrà questo girone che esprimerà le 3 finali, primo, terzo e quinto posto, anzi nell'ordine quinto, terzo e primo posto, l'ordine a partire dalle 15:15.
una dopo l'altra. Punizione per la Roma, il fallo subito ancora da Almaviva. Spende gli applausi dei tanti tifosi, il fallo commesso da Kenai Fernandez. Punizione per la Roma affidata al numero 11 Filippo Reale. Nardozzi entrato adesso in campo. Giocata niente male anche qui di Guidi. Nascondere il pallone a Samuel Sanchez. Guglielmelli. Reale. Guglielmelli. Basso in centro, la grande occasione, il gol! È il raddoppio della Roma e chi se non Sebastiano Cioffredi, sempre puntuale sul pallone messo in mezzo da Guglielmelli, ancora una volta attacca in maniera splendida il secondo palo alla Roma ed è ancora una volta Cioffredi nella zona Cioffredi, perché ancora una volta ha segnato al quindicesimo. Siamo 2-0, questo è un risultato che cambia molto, non tanto per la Roma che ormai ha in mano di fatto la qualificazione finale, quanto per il Malaga che insomma incassa un meno 2 che potrebbe essere decisivo per la differenza reti. Non è finita, è una grande Roma adesso. Guglielmelli prova il destro, la palla sul fondo. Cioffredi, 3 partite, 3 gol, tutti tra il 14esimo e il 15esimo. Una specie di tassa per il momento per gli avversari. Malaga che insomma adesso sta davvero soffrendo, ancora Cioffredi, ancora lui, ancora palla sul sinistro, palla che rimane lì, l'occasione per Nardozzi che non riesce a saltare l'ultimo avversario, poi va giù, c'è nulla, ma il Malaga non riesce ad allontanare la palla, ci riesce ora. Per la prima volta intanto c'è una partita in cui si segnano almeno 2 gol, questo è un traguardo raggiunto dalla Roma. Guglielmelli fermato, c'è una grande Roma però davvero, squadra che sta dominando il girone, ancora Guglielmelli. Cioffredi, anzi si tratta di un altro giocatore che va giù, in questo caso si trattava di Feola. E c'è un calcio di punizione per la Roma. Si alza dalla panchina anche il secondo portiere della Roma, Flavio Falconaro. Dovrebbe esserci spazio anche per lui. Domanda a scaldare l'allenatore Rizzo. Roma che so, vede anche una situazione di punteggio tranquilla e potrebbe anche fare un po' di turnover, chissà, per così dire, nelle ultime due partite contro Borussia Dortmund e Krasnodar. Continua il Malaga a soffrire nelle sue ripartenze, non riesce, vedete come ci siano sempre due, tre giocatori della Roma a intercettare ogni passaggio, uno strepitoso Guglielmelli che viene fermato in questo momento, riparte il Malaga, Muñoz Navas, fallo su di lui e punizione per il Malaga, sembrava fallo a favore della Roma, invece l'arbitro decide per il contrario. Allora cambia la Roma, in campo anche William Feola con il numero 2 e entrerà fra poco anche Flavio Falconaro al posto di Guerrieri, così abbiamo visti tutti i giocatori della Roma in campo in queste prime tre partite che abbiamo commentato tutte sul campo B. Punizione Malaga quando abbiamo superato la metà del secondo tempo, punteggio che vede la Roma condurre 2-0. Almaviva Cioffredi, punizione in area, colpo di testa tutto solo, dimenticato Merino Rodriguez. È un'occasione per il Malaga questa, niente male, chiaro, per un bambino di 12 anni, colpo di testa non è mai facile, non è una cosa semplice, arriva, è arrivato l'errore, esce Guerrieri, entra Falconaro, cambio in porta nella Roma.
fuori anche Reale, se non ho visto male, ed entra Schietroma con la numero 7. Alzati Daniele, dice l'allenatore Aguidi, non è a terra ma intendeva la posizione in campo. Schietroma perde il contrasto, recupera, bravissimo. Bravo, Lori. Elogiato dal suo allenatore. Non ha mollato dopo il pallone perso. Uscito anche Paolocci nella Roma, intanto c'è un po' di cambi per dare minuti a tutti i 14 iscritti a referto dalla Roma, che parte velocissima ancora con Cioffredi, che allarga benissimo per Feola a sua volta di prima. Azione bellissima della Roma, sta venendo fuori, attenzione Guglielmelli in area di rigore, Guglielmelli calcio in mezzo ad Ardossi, palo, ma c'era fuori gioco, peccato. Azione stupenda della Roma con quasi tutti i giocatori che hanno toccato il pallone per massimo due tocchi. Il fine del palo di Nardozzi, con il gioco comunque fermato per fuorigioco. Roma che quando è in vantaggio e può distendersi negli spazi, davvero un piacere da guardare. Ennesimo 0-0 intanto di mattinata sul campo A, Lugano-Chelsea, risultato che mantiene credo il Chelsea a quota 4 punti. Lugano, tanto qui la parata di Falconaro, applaudito anche dai suoi superiori a bordo campo. Attenzione alla Roma, adesso tante occasioni, Nardozzi in fuorigioco, non lo deve servire e non lo serve infatti il suo compagno, che va fino in fondo, mette il centro, la parata di Sanchez Flores sulla azione personale, niente male, del numero 13 Mattia Della Rocca, che ha fatto tutto il campo da centrocampo in poi, non è riuscito però a finalizzare. 0-0 diciamo Lugano-Chelsea, Lugano che ha due punti, ancora non ha mai segnato. Il Malaga a sua volta ne ha due, il Krasnodar ha giocato soltanto due partite con un punto, il Borussia ha due punti, tutto molto incerto con il Chelsea che per il momento è davanti in virtù della vittoria sul Krasnodar, che deve a questo punto assolutamente battere il Malaga nella prossima partita per cercare di rilanciarsi. Che ancora però tre partite da giocare, la squadra che ne ha giocate di meno e dunque si aspetta. Intanto partita che scivola via, ultimi due minuti e mezzo, la Roma in controllo, 2-0, tante occasioni anche per andare sul 3-0 per la Roma. Guglielmelli ancora devastante, Iature, gran palla per Della Rocca che però è in fuorigioco, si arrabbia il piccolo biondo numero 13 della Roma, però sembrava giusto l'intervento dell'assistente dell'arbitro. Due minuti ancora, il Malaga che ancora non è riuscito a trovare il gol, soltanto la Roma e il Chelsea hanno segnato su sei squadre. Questa è una situazione che insomma è diventata a questo punto ricorrente. Chi riesce a segnare è sicuramente un vantaggio enorme a questo punto, col passare della giornata quando le squadre saranno ancora più stanche sarà difficile creare occasioni, e forse sarà più facile magari, perché la stanchezza forse fa commettere degli errori anche in difesa. 10:30, 1:30 alla fine, si gioca poco adesso con tante interruzioni, con Roma avanti 2-0, Almaviva e il solito Cioffredi, punizione per la Roma con Cioffredi che batte veloce per Nardozzi, poi ancora una buona azione, un altro fallo in attacco di Lorenzo Schietroma, un po' fiscale dell'arbitro, cioè si poteva anche lasciare giocare. Malaga che prova ad accelerare, ma guardate il pressing della Roma che sale in maniera ossessiva, asfissiante, per impedire qualsiasi tentativo di costruzione. La Roma che gioca davvero un calcio notevolissimo per dei bambini di 11-12 anni. Attenzione però l'occasione per il Malaga, il tiro ancora, la parata di Falconaro per la seconda volta, si prende gli applausi dei suoi compagni, e poi Guglielmelli in progressione irresistibile, può avanzare, larga a destra per Schietroma, prensa al sinistro, lo effettua la parata di Flores, Sanchez Flores, non difficile, tante occasioni in questa partita, sicuramente la più piacevole tra quelle che abbiamo visto sul campo B,
non solo per i due gol ma anche per tante occasioni, con anche il Malaga che ha avuto un paio di chance. Malaga che è meglio di così, evidentemente, meglio del solo, dei soli due punti che era accumulato nelle prime tre partite. Adesso avrà le due partite forse più semplici, tra virgolette, con Krasnodar, con il Chelsea, ma insomma questo è da vedere. Finisce qui Roma-Malaga, 2-0, i gol di Almaviva e Cioffredi, uno per tempo, gol bellissimo, quello dell'1-0 della Roma, gol alla Cioffredi, potremmo dire, da inserimento classico sul secondo palo. La Roma vola, punteggio pieno, 9 punti in 3 partite, 4 gol fatti, nessuno subito. Si candida autorevolmente come la più forte di questo Lugano Champions Trophy 2018. Se così sarà, lo scopriremo nel corso della giornata. A dopo, tra poco, per Krasnodar Malaga, ultima gara di mattinata qui sul campo B.